Vi dico subito che oggi facciamo una torta straordinaria. Una torta fresca, però che sa di arancia. Ma fresca perché arriva la bella stagione, no? Quindi non mi va di fare ancora quelle torte un pochino più d'autunno-inverno. Adesso è ora di balzare su una stagione diversa, che è quella della primavera. E balzo del tutto qua con il ghiaccio sotto. E so già che potreste anche prendere un grande spavento vedendomi così. Io non ho mai avuto due denti, due incisivi laterali. Siccome io domani, martedì scusatemi, vado dal dentista a mettermeli proprio su fissi, una sensazione che non ho mai vissuto perché ho sempre vissuto con una protesi ai denti, io questo video l'ho detto anche su Instagram nelle storie, voglio farlo così, al nature. Questa cosa la faccio anche per me stesso, soprattutto perché io voglio un video in cui vivo ancora questo disagio che ho da quando insomma ho 10 anni. Ecco, oggi facciamo una cheesecake un po' bumpier. La cheesecake, ci tengo a dire questo, è cotta, però siccome insomma siamo pur sempre a marzo, non mi va di spingere già con le cheesecake quelle fredde senza cottura. Andiamo con questa qua, che poi tra il resto è quella tradizionale, perché la vera New York cheesecake si fa così, e appunto noi ci aggiungiamo l'arancia, la facciamo bella profumata. Io qua davanti ho un foglietto, perché devo pur sempre fissarmi un po' di procedimento, perché insomma non è per niente complicata, comunque sappiatelo, però almeno per non sbagliare i passaggi. Allora, io questa parte la so a memoria perché è super semplice, partirei dalla base. Io ho scelto come biscotti non i digestive, perché ogni tanto mi piace alternare, e poi vi dirò, preferisco quasi di più i biscotti secchi, forse perché sono, non so, avrò un animo più italiano, però i digestive non mi dispiacciono, ma ogni tanto mi piace alternare con questi biscotti secchi. Io ho scelto addirittura la versione integrale perché gli regala una rusticità alla base straordinaria. Io li metto in un mixer, li sminuzzo molto bene, poi ci aggiungo un po' di cannella. Questo è un tocco che dovete assolutamente fare perché gli regala un profumo alla base, non lo so, buonissimo, con l'arancia, poi la cannella è pazzesca. Burro fuso, mescoliamo bene e poi foderiamo ovviamente una teglia da forno. Io ho scelto un diametro di 22 cm con questo impasto di biscotti. Passiamo una noce di burro sulla tortiera, poi carta forno, faccio il mio cerchio e poi ovviamente le strisce da mettere sui lati. Foderiamo, no, con il nostro biscotto la teglia e poi lasciamola in frigo a riposare. Nel frattempo ci dedichiamo alla crema. Metto in una ciotola il mascarpone. Ho scelto questo formaggio non in Philadelphia perché preferivo in questa torta, visto che abbiamo un po' di succo d'arancia, avere qualcosa di più avvolgente, di qualcosa che avesse una tendenza più dolce, meno fresca, anche se in realtà metto un po' di robiola. Questa ovviamente ha una leggera acidità, è un po' più fresca, però ecco, io trovo che combinare il mascarpone con la robiola è pazzesco in questa torta. Fidatevi, insomma, che io l'ho assaggiata, adesso dopo vi faccio vedere l'assaggio, ma in realtà ne ho assaggiate tipo 5 fette. Fidatevi di quello che dico e dopo mi farete poi ovviamente sapere tramite i commenti e tramite le storie di Instagram. Sapete ben che se mi taggate io sono solo contento di vedere le vostre creazioni. Poi ci metto lo zucchero, l'amido di mais o maizena, che ci serve insomma per addensare, no, poi la crema, perché ovviamente mettendoci un po' di succo d'arancia ci serve qualcosa che la faccia un pochino addensare di più. Pizzico di sale, un po' di estratto di vaniglia e cominciamo a mixare con uno sbattitore elettrico. Ottenuta una crema, aggiungiamo un po' di scorza d'arancia, che ci serve ovviamente per dare questa aromaticità maggiore. Ricordatevi a proposito di usare tutti gli oli essenziali che la vostra arancia tira fuori, quindi passate la crema sul piatto come faccio io ad esempio, perché tutto quel rimasuglio che vedete sul piatto sono oli essenziali preziosi che altrimenti potrebbero andare nel lavandino, quindi usateli, mi raccomando. Una punta di yogurt bianco che equilibra sempre il tutto, le uova una alla volta, e poi finito di aggiungere le uova aggiungiamo anche il succo d'arancia. Mescoliamo ancora e poi versiamo il tutto nella tortiera e facciamo cuocere. Forno statico, 160 gradi, per circa un'ora e 10 minuti. La vostra cheesecake sarà cotta bella gonfia, no? Vedrete al ripieno che bello gonfio. La lasciate intiepidire a temperatura ambiente e poi la mettete in frigo per almeno 4-5 ore, perché deve raffreddarsi completamente. Non dovete assolutamente tirarla fuori dallo stampo perché è molto delicata. Nel frattempo che la vostra torta riposa in frigo,
ci occupiamo della salsa e delle fettine di arance che mettiamo sopra. Spremiamo le arance ottenuti 300 ml. Ovviamente prima dovete anche ricavare la scorza d'arancia, quindi grattugiate le arance, sempre stesso discorso, mi raccomando, gli oli essenziali. Sulla grattugia passateci un pochino di zucchero che poi vi servirà per la crema, quindi nel pentolino succo d'arancia, maizena, scorza di arancia e zucchero. Cominciate a portare il tutto sul fuoco, quando si è addensata spegnete la fiamma e lasciate intiepidire. Fette d'arancia caramellate ultra easy, prendete le arance, le ricavate 5-6 fettine, scaldate una padella, ci versate sopra un bel cucchiaio di zucchero. Quando lo zucchero comincia a sciogliersi, che sta per diventare quasi caramello, ci mettete subito le fette di arancia, le fate cuocere circa 30-40 secondi per lato e poi sono pronte. Devono rimanere consistenti, ma si devono un po' ammorbidire, perché ovviamente poi queste verranno mangiate così intere. Quindi mi raccomando, anzi non l'ho detto prima, scegliete arance non trattate o comunque biologiche. Prendete la vostra torta, la togliete dallo stampo, la mettete sul vostro bel piatto da portata, sopra un pelino di salsa all'arancia, poi ovviamente le fette d'arancia caramellate e poi ancora un po' di salsa. Quasi quasi io la farei riposare ancora un'oretta per farla riassestare. Eccola qua la nostra torta, io in realtà ve l'ho detto, l'ho già assaggiata, anche perché questa qua è la seconda. L'ho rifatta perché la prima è andata subito e sinceramente avevo voglia di mangiarmene un'altra intera quasi. Io sento che è troppo buona. C'è proprio un insieme buonissimo. Fatela, che a marzo le arance sono ancora molto buone. Se volete farla anche per la festa della donna, festa del papà, top. Se non vi va di fare sempre la classica mimosa, è un'ottima alternativa, molto molto gustosa e sicuramente apprezzata. Taggatemi se la provate a fare, io sono molto contento, e se vi va andate a guardare il profilo su Instagram, perché lì comunque ogni tanto io posto anche altre ricette che invece qua su YouTube non posto e viceversa, insomma. Vi lascio qua altri due video se non li avete ancora visti, iscrivetevi al canale se non vi siete ancora iscritti e attivando la campanella rimanete sempre aggiornati sui contenuti. E invece qua sotto trovate il collegamento per andare sul blog, perché sul blog trovate la ricetta scritta con tutte le dosi, ingredienti, procedimento, insomma, proprio fatta, addirittura stampabile, ok? Grazie per essere stati qua, cari amici, noi ci vediamo al prossimo video, con i denti nuovi, adoro!